Benvenuti nella mia cucina. Allora, volevo condividere con voi un comfort food, uno che per me è un comfort food, che è la crema spalmabile alla gianduia. La ricetta è della mia amica e collega Paola Ciambruschini. È molto semplice, la trovate scritta qui, adesso ve la dico e ve la racconto. Questo sarà uno dei tanti video che farò, faremo anche delle dirette, quindi seguitemi. Allora, la ricetta è fatta da 250 g di pasta di nocciole pura, mi raccomando, non usate quella zuccherata, 500 g di cioccolata al latte, usatene una buona possibilmente. Io in questo caso ho utilizzato l'equatoriale di Varronà. Poi 140 g di olio io ho usato quello di girasole, non usate un olio d'oliva perché sarebbe troppo forte, ma se volete potete utilizzare anche un olio di riso che è più delicato, oppure un olio di vinaccioli che è ancora più delicato. 20 g di cacao amaro. Come si fa questa ricetta? Allora, prendete il cioccolato e lo fondete come volete, lo mettete in una ciotola. Mi raccomando, non scioglietelo a fuoco diretto, altrimenti ai pasticceri gli prende un colpo se vi sentono. Scioglietelo a bagnomaria oppure se siete avvezzi all'utilizzo del microonde, anche con quello viene molto molto bene. Allora, cioccolato al latte, poi la pasta di nocciole pura. Allora, il bello di questa crema spalmabile è il fatto che è anidra, ovvero senza acqua, non c'è latte, panna. Essendo senza acqua, la sua conservazione è ottima a temperatura ambiente. Allora, abbiamo messo cioccolato e pasta di nocciole, diamo una mescolata. Poi prendiamo il cacao e lo misceliamo con l'olio di girasole scaldato. Questo ci aiuterà a farlo sciogliere meglio. Usiamo una piccola frusta. Prendetelo tutto, anche i piccoli grumetti che rimangono sui bordi. Eccolo qua. Poi lo versate tutto insieme al resto. A questo punto dovrete amalgamare bene gli ingredienti. Quindi girate e mischiate bene fino a che non vedete che è tutto omogeneo, ok? Non dovete vedere più neanche una riga di un colore diverso. In questo caso vi aiuta il cacao che è molto scuro rispetto al cioccolato al latte. Allora, questa ricetta si può anche modificare, quindi cambiando il tipo di cioccolato, ma se passate da un cioccolato al latte ad uno fondente dovete ribilanciare tutta la ricetta, quindi cambiare le dosi. Allora, qua il composto è quasi quasi omogeneo. Pescate bene sul fondo, che non rimanga della pasta di nocciole o del cioccolato che magari si è attaccata leggermente. Ecco, non vedo più le varie righe di colore diverso. A questo punto posso prendere il mio barattolo pulito e versarci dentro il composto. Essendo un prodotto anidro, ha anche una durata notevole, però vi assicuro che finisce prima. La particolarità di questa crema di nocciole di gianduia spalmabile è che rispetto a quelle commerciali che potete trovare in giro, risentirà un po' di più del cambio di temperatura, quindi se la fate in inverno sarà un pochettino più dura, se la fate d'estate quando fa caldo sarà un po' più morbida.
ma vi assicuro che quando la assaggerete capirete la differenza. Allora, aspetto che si intiepidisca completamente e poi la posso chiudere e mettere via e ne riparliamo magari a cena o a colazione. A presto con qualche altro video, trucco o segreti di cucina.